Grazie Presidente. Io apprezzo che il Partito Democratico abbia pensato di fare una proposta di questo tipo. E come già detto dalla nostra assessora, che però nei fatti diciamo, è superato dall'attività di questa amministrazione. Anche se devo dire che delle cose al suo interno non mi sono chiare. E quando la collega dice che questa delibera prevede l'intervento di vari interlocutori, cioè nel senso la cabina di regia è composta da vari attori, ci sono però due tipologie di attori. Uno dei componenti e gli altri che hanno facoltà di partecipare a pieno titolo. Ora, logicamente, quelli che hanno facoltà di partecipare a pieno titolo sono coloro i quali non possiamo obbligare a partecipare, ma la cui presenza potrebbe essere fondamentale, ma si sa che non può un'amministrazione inferiore obbligare i componenti di un'amministrazione superiore a partecipare a un qualsivoglia tipo di riunione istituzionale, e cioè questi invitati sarebbero un rappresentante della questura, un rappresentante della prefettura, un rappresentante della città metropolitana, un rappresentante della regione Lazio e via dicendo. Allora, come già ho cercato di far emergere nella commissione che ha esaminato questa proposta, se realmente si vuole avere ed adottare uno strumento efficace ai fini del monitoraggio dell'accoglienza dei richiedenti asilo e comunque delle persone straniere nella città di Roma, è ovvio che questi interlocutori ne dovrebbero far parte a pieno titolo, ma non possiamo convocarli noi e che quindi questa proposta sarebbe stata molto più efficace se fosse partita dalla Regione, che poteva allora sì convocare a pieno titolo gli esponenti delle amministrazioni sottostanti. Quindi così per come è formulata non è sicuramente efficace e scusate, non ve lo devo dire io, Regione governate voi, potevate farlo e infatti ben venga che il Ministero degli Interni ha creato la cabina di regia e il coordinamento metropolitano, perché in questo modo si è riusciti ad essere efficaci, quindi bisogna avere lo strumento giusto per ottenere la soluzione più efficace. Altra cosa che vorrei dire, sono contenta che si parli finalmente di coinvolgimento dei municipi, perché per come è stata gestita fino adesso la situazione dell'immigrazione sulla città di Roma, noi stiamo interloquendo continuamente con i municipi in modo da distribuire equamente sul territorio, per quanto c'è possibile, il numero dei richiedenti asilo negli SPRAR, perlomeno quelli di nostra competenza. Questa cosa però non è stata fatta nel passato e mi duole dirlo, ma gli effetti si vedono, sono sotto gli occhi di tutti, perché una grande fetta dell'incidenza degli SPRAR logicamente dove è ricaduta? Nella parte più vessata di Roma, e cioè nel quadrante di Roma Est. Allora, se io capisco che finalmente ci siete arrivati anche voi e ne sono contenta, magari se ci si arrivava un pochino prima si evitava il danno e non bisognava porre rimedio. Quindi va bene anche questo, però l'importante è arrivarci prima o poi. Quindi l'ultima cosa è che io non capisco di questa delibera, che già ve l'anticipo, noi voteremo contrariamente, è nella composizione ne fanno parte un rappresentante per ogni gruppo politico di opposizione presente in assemblea. Non capisco la funzione e la motivazione di questa presenza, visto che poi prevedete che questa cabina di regia abbia il risultato del lavoro di questa cabina di regia poi venga resa pubblica tramite dei verbali. Quindi onestamente non capisco il motivo di questa presenza, anche se a titolo gratuito. Quindi noi vi ringraziamo per aver posto l'attenzione su questo tema, che badate, per noi è veramente interessante, è un tema che va dibattuto ed è un tema che sicuramente negli anni a venire avrà un'incidenza sempre maggiore sulla nostra città. Però purtroppo o per fortuna
questa amministrazione già sta lavorando su questo e qualche risultato già si vede. Grazie. A lei, consigliera.